Adesso facciamo vedere velocemente la posizione prona, quindi diciamo le operazioni e l'azione sulla schiena. C'è Chiara che inizia il primo contatto col soggetto, crea un contatto sulla colonna vertebrale che noi non tocchiamo, il nostro stile non la tocca assolutamente, lavoriamo sui paravertebrali. Se vuole può far vedere un kenbiki, cioè un leggero movimento, sempre il corpo di Chiara, non è Chiara, non sono le braccia di Chiara, ma è tutto il corpo che si muove col soggetto. E a questo punto può partire con qualche stiramento della schiena, della colonna, e come osservate è tutto il corpo, lei apre in qualche modo la schiena del soggetto, ma apre le sue spalle. E quindi siamo passati dall'utilizzo dei palmi all'utilizzo degli avambracci, perché nello shiatsu si possono utilizzare palmi, quindi facciamo vedere una posizione perfetta quadrupedica, pollici, avambracci, e gomiti. Va da sé che mentre l'avambraccio comprende una superficie più ampia, il palmo un po' di meno, mentre per tutto quello che è un'azione locale è bene utilizzare i pollici e i gomiti. E poi si possono utilizzare anche le ginocchia, che ci farà vedere sulla coscia. Quindi contatta il corpo, come vedete sotto le caviglie c'erano dei cuscini per non creare leve, e Chiara si appoggia col ginocchio e contatta uno dei meridiani, che è il meridiano di vescica urinaria. Come vedete lei si appoggia anche con le due mani per non portare troppo peso e per gestire meglio il suo peso. E poi, come vedevamo prima, si può fare uno stiramento direttamente dal piede per contattare tutta la zona lombare, anche perché qualcuno può avere difficoltà, perché per esempio davanti a un'infiammazione, a essere contattato direttamente il loco, allora noi lavoriamo distalmente, creando e portando apertura in quella zona.